dopo aver caricato un pezzo di terra su questo piatto a piesire, mediante una spinta con il piede, perché siamo molto vecchi, facciamo la prima operazione che è la più importante e la più difficile di tutta la lavorazione. Si chiama centratura dell'argilla. Siamo riusciti a centrare l'argilla. Infatti, se io appoggio una mano sul pezzo, rimane ferma la mano, perché giri perfettamente in centro. Questo mi serve per fare la foratura, cioè il buco dentro il pezzo di argilla. Perché se io appoggio le mani sulla terra, che giri in centro, spingo i due pollici nel centro, viene il buco della terra. Si devono far diventare le pareti di questo cilindro, diciamo, sottili. Stringendo l'argilla in mezzo alle dita, faccio in modo che diventi sottile. Si deve fare in diverse passate, perché se uno lo fa con una passata solamente si rompe, perché è abbastanza tenere. Con più dita riesco a far lavorare nello stesso istante, con più il pezzo mi rimane fermo. Ecco, fatto la pace. La parte sopra è larga perché io devo riuscire ad andare dentro a lavorare. Adesso la stringiamo con una leggera pressione di tutte e due le mani. Si chiamano, uso le mani a coppa, perché proprio le uso così. E per fare, diciamo, la parte sopra, un piccolo movimento delle dita, si apre. Se vogliamo fare un vaso portafiori, semplicissimo. Una volta che è asciutto, va cotto in forno a 980 gradi, impiega circa 12 ore a cuocere e altrettanto a raffreddare, e diventa terracotta. Dopo passa nella fase artistica, la decoratrice, viene smaltato, decorato, ricotto e viene fuori una ceramica. E questa è la rappresentanza delle nostre ceramiche, di una ceramica graffito ferrarese del 1200-1400. Medioevo l'arte del vetro è nata un po', diciamo, per caso, dalla scoperta della sabbia silicea che iniziava a amalgamarsi con una forte caloria, e poi piano piano l'uomo si è evoluto sempre di più combustionando della legna. Infatti le vetrerie sono nate in zone molto boschive e i prodotti che venivano fatti erano sempre di un colore verde tenue e con tante piccole impurità dovute alle materie molto primitive e senza una chimica troppo approfondita. E tutto veniva lavorato manualmente, venivano fatti i crocioli manualmente con delle terre refrattarie che venivano dalla Francia o da altre zone, e gli attrezzi erano molto rudimentali, tra cui maiosci in legno di sorbo, pero, ciliegio, bagnati con acqua, e le prime canne o tubi per la soffiatura venivano fatti con tubi di ferro molto primitivi con impugnature di legno. E le calorie che a quei tempi andavano su circa gli 800-900 gradi, non di più, perché era impossibile con la legna, con tutta la buona volontà, arrivare a fare un vetro più pulito di questo e poi con temperature che dovrebbero sfiorare i 1200 gradi. Gli oggetti che venivano fatti nell'età medievale principalmente erano oggetti di consumo, contenitori, bicchieri grossolani, già il calice tipo questo, sempre grossolano ma molto bello, era più per i nobili. Il vetro era una cosa molto 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 particolare, usata da chi aveva delle possibilità economiche, i nobili e altro, e venivano come imballi, venivano sempre portati ai mercati con della paglia, le ceste, sono stati ritrovati molti oggetti ancora con la paglia quasi nelle fosse originali.
questa è una punta di freccia, sia l'imbuto che la lancia è fatta solo col martello. Questa è a lancia, questa è quadrata e questa è tonda. Tutto quello che lei vede qui sopra non è stato assolutamente saldato, non è stato assolutamente molato, è stato fatto solo col martello. Questo è l'affare del portaattrezzo.